Il mio primo giocatore africano che mi piace è Michael Essien, perché è stato uno dei giocatori migliori di Ghana che ha fatto bene in Europa, è un centrocampista che io ho seguito tanto quando ero piccolo, invece è uno dei giocatori che mi piace tanto in Africa. E la seconda è Eto'o Samuel, un attaccante che ha fatto tantissimo gol in Europa, è un giocatore che ha vinto tanti nella storia di calcio come africano, è uno che mi piace tantissimo. E poi la terza giocatore che mi piace africano è Didier Drogba, anche lui ha fatto tantissimo gol in Europa, uno che ha vinto anche tanti in Europa, ha fatto tantissimo gol importanti per il suo club. Io ho seguito tantissimo anche lui perché giocava insieme a Essien, come Essien è ghanese. E poi è un giocatore 4 che mi piace tanto, africano, è Salah, perché è uno che ho giocato contro, è uno che ha cresciuto tantissimo a livelli di suo gioco, e invece sono contento come giocatore che è cresciuto così. A me mi è piaciuto come gioco, come persona, come suo atteggiamento in campo, anche fuori. E poi la 5, giocatore, la quinta giocatore che mi piace, africano e anche Sergio Mané, anche lui è cresciuto tantissimo dopo quando ha iniziato a giocare per Liverpool, sta facendo bene, sta crescendo ogni partita, personalità di gioco, invece è un giocatore che mi piace anche tanto. Ranocchia, Ranocchia è un bravo ragazzo, un modello per lui perché è una persona tranquillo, bravissimo, intelligente, con compagni, un ragazzo perfetto. D'Ambrosio, D'Ambro, un bravo ragazzo, prendo quello per D'Ambro perché uno che quando si tocca i capelli si arrabbia subito, invece io lo prendo questo per D'Ambro. Stefan De Vrij, io prendo questo per De Vrij perché quasi tutti i giorni che lo vedo che gioca a ping pong prima di allenamento. Anche dopo si gioca sempre, invece io lo prendo questo per De Vrij. Samir è uno che gli piace giocare, non PlayStation, però gioca sempre sul suo computer. Io in stanza con lui, che ogni giorno che vedo che gioca sempre su il computer. E Keita, Keita,
prendo questo Paquetá, perché lui mangia sempre un po' di verdure, un po' di pollo, quasi tutte le cose. Prima di finire di mangiare quasi mangi tutto. Invece io prendo questa Paquetá, che è uno che mangi sempre quasi così, mangi primo, secondo, terzo e fai i dessert, anche non so se prendi caffè, però io prendo questo Paquetá. A Samoa? No, aspetta, ok. Telefono, perché io sempre gioco Candy Crush, perché io senza Candy Crush non lo so come, anche a casa, io quando con mia moglie, con mio figlio, sempre Candy Crush, anche i compagni della squadra sanno che quando c'è momento io sempre Candy Crush, invece Candy Crush è la mia cosa.